Il sacramento del battesimo in breve. Qual è il segno esteriore del battesimo? Il segno esteriore del battesimo, quindi ciò che si vede, è lavare con acqua. Come può essere amministrato il battesimo nella Chiesa Cattolica? Il battesimo può avvenire per infusione, cioè l'acqua si versa per 3 volte sul capo della persona, o per immersione, la persona viene immersa totalmente per 3 volte nell'acqua. Quindi il battesimo può avvenire per infusione o per immersione, a seconda delle indicazioni che dà la Chiesa in quel territorio. In caso di mancanza d'acqua benedetta, si può battezzare usando acqua non benedetta? Normalmente si deve usare acqua benedetta. In caso di necessità, va bene anche acqua non benedetta. In caso di mancanza d'acqua, si può battezzare usando un altro liquido o bevanda? Per battezzare si può usare solo acqua, acqua naturale, perché in tutti i brani della Bibbia che si riferiscono al battesimo si parla sempre e solo di acqua. Quanta acqua è necessaria per battezzare? Non è necessario versare molta acqua, ma è necessario che l'acqua scorra per esprimere meglio il significato del gesto del battesimo. 2 o 3 gocce sulla fronte non bastano per indicare la purificazione, lavaggio che avviene col battesimo. Qual è il significato della triplice infusione o immersione? Con la triplice infusione o immersione si indicano le 3 persone della Trinità e i 3 giorni di permanenza di Gesù nel sepolcro prima della risurrezione. Qual è la parola o forma o parole del rito del battesimo? La parola del battesimo è la frase Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Di solito si aggiunge il nome. Ad esempio, Paolo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Si può battezzare dando qualsiasi nome? Al battezzato non può essere dato un nome incompatibile con un significato cristiano. Chi è il ministro del battesimo? Il ministro del battesimo, cioè chi di solito amministra questo sacramento, nei casi ordinari è il vescovo, il sacerdote e il diacono. Se questi sono assenti o impediti a farlo, può battezzare anche un catechista o un'altra persona autorizzata dal vescovo. In caso di necessità, un fedele laico può battezzare? In caso di necessità, o nel caso straordinario di un bambino in pericolo di morte, chiunque, anche se non è sacerdote, può battezzare, purché lo faccia secondo l'intenzione della Chiesa. La Chiesa Cattolica battezza i bambini? Da sempre la Chiesa battezza i bambini.
Il battesimo di solito avviene entro le prime settimane dopo la nascita del bambino. I bambini non sono in grado di avere né di professare personalmente la fede. I bambini vengono battezzati nella fede della Chiesa, professata dai genitori, dai padrini e dagli altri presenti al rito. Il battesimo è necessario per la salvezza, almeno il desiderio del battesimo. Con la cresima o confermazione avviene la conferma della scelta della religione cristiana. L'educazione cristiana è un diritto dei bambini. Chi è il soggetto del battesimo, cioè chi può ricevere il battesimo? È capace di ricevere il battesimo ogni persona e soltanto essa, quindi gli animali no, ogni persona e soltanto essa non ancora battezzata. Quali sono gli effetti del battesimo? Gli effetti del battesimo sono 1. Cancella il peccato originale e tutti i peccati attuali, cioè tutti i peccati commessi dalla persona dalla nascita al momento del battesimo, chiaramente se questi peccati attuali ci sono. 2. Con il battesimo si diventa figli di Dio. 3. Si riceve il carattere, cioè un segno indelebile nell'anima, che indica che si appartiene per sempre a Cristo. 4. Con il battesimo si diventa cristiani entrando a far parte della Chiesa. 5. Con il battesimo si riceve la grazia santificante e le virtù infuse. Fede, speranza, carità e virtù morali infuse e i doni dello Spirito Santo. 6. Con il battesimo si ha la remissione di ogni pena dei peccati commessi, sia la pena eterna che la pena temporale. 7. Con il sacramento del battesimo viene cancellata la colpa e viene eliminata tutta la pena. Quindi il battezzato non deve fare nessuna penitenza per i suoi peccati passati. A volte durante il battesimo si usa una conchiglia per versare l'acqua? Qual è il significato della conchiglia? 1. Essa viene associata alla figura della Vergine e quindi della purezza più assoluta, proprio come quella dei bambini. 2. La conchiglia, da sempre elemento legato all'acqua, è stata utilizzata nelle arti figurative fin dall'antichità. 3. Nell'arte funeraria romana e poi in quella cristiana, la conchiglia è posta come simbolo di vita e di risurrezione. Così nel mondo cristiano la conchiglia, simboleggiando la rinascita alla purificazione spirituale, è legata al battesimo, rinascita nella grazia, e al pellegrinaggio, viaggio di purificazione. Per questo le fonti battesimali, le acquasantiere, ed oggetti legati a riti di purificazione hanno spesso forma di conchiglia, ma anche la conchiglia stessa, raccolta e usata dai pellegrini come piatto e come ciotola per bere, rappresentava la semplicità e di quanto poco in realtà abbiamo bisogno. Che cosa bisogna fare per battezzare una persona in caso di pericolo di morte? Preparata l'acqua, anche non benedetta, purché sia naturale,
Si riuniscono attorno al bambino malato i genitori, i padrini e, se possibile, qualcuno dei parenti e amici. Oltre a chi battezza, se è possibile, vi sia almeno uno o due testimoni. Nell'imminenza della morte, omessi gli altri riti, è sufficiente che il ministro versi l'acqua sul capo del bambino, dicendo la formula consueta, il nome del bambino, io ti battezzo nel nome del padre, si bagna la testa del bambino, e del figlio, si bagna di nuovo la testa del bambino, e dello Spirito Santo, si bagna una terza volta la testa del bambino. Secondo quali criteri bisogna scegliere il padrino del battezzando? I requisiti per fare da padrino sono tassativi, in quanto egli rappresenta la comunità cristiana che accompagna i genitori nell'educazione cristiana del battezzato. Questi criteri sono: 1. Sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori, o da chi ne fa le veci e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico. 2. Abbia compiuto i 16 anni d'età. 3. Sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell'Eucaristia e conduca una vita conforme alla fede e all'incarico che assume. 4. Non sia impedito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata. 5. Non sia il padre o la madre del bambino. 6. Sia un padrino, una madrina, oppure un padrino e una madrina. 7. Ci sia un documento che attesti l'idoneità, che prende il nome di nulla osta e viene rilasciato dal parroco della parrocchia nella quale la persona dimora stabilmente. Cosa bisogna fare per non essere considerati più cattolici? Scrivere una lettera al parroco della parrocchia in cui si è stati battezzati, in cui si chiede che sia annotata la propria volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica. La lettera deve essere inviata per raccomandata, con ricevuta di ritorno, all'indirizzo della parrocchia, allegando la fotocopia del documento d'identità. Non è necessario fornire alcuna motivazione. Ma è possibile ottenere la cancellazione dell'atto di battesimo? La Conferenza Episcopale Italiana, quindi l'insieme dei vescovi italiani, aggiornando precedenti disposizioni, ha recentemente dato indicazioni ai vescovi sulla procedura da seguire in tali casi. Premesso che non è possibile ottenere la cancellazione dell'atto di battesimo, dal momento che attesta un fatto, il battesimo, realmente accaduto, è invece obbligatorio, sia dal punto di vista della normativa canonica che di quella civile, procedere all'annotazione a margine dell'atto di battesimo della volontà dell'interessato di non far più parte della Chiesa Cattolica. Deve inoltre essere data notizia al richiedente dell'avvenuta annotazione. Tale annotazione poi impone il dovere di non contattare più la persona per comunicazioni di carattere ecclesiale. La richiesta di cancellazione dal registro dei battezzati o di non essere più considerati aderenti alla Chiesa Cattolica può configurare un atto formale di separazione dalla Chiesa Cattolica.